Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video di The Tracker. Come vedete qua al mio fianco ho l'indizio del video di oggi. Infatti questo è il mio nuovo zaino da 70 litri, il 4Class Trek 700. Oggi andremo quindi un pochino a recensirlo e a vedere cosa ci ho messo all'interno. Per un trekking, diciamo, anche in alta quota di una settimana, buono, anche di più. Le cose che mi piacciono di questo zaino sono innanzitutto questo sistema che si regola in base alla vostra schiena, insomma. Infatti è il concetto Easy Fit. Dopodiché il fatto di poterlo espandere a piacere, la capienza. L'unica cosa, diciamo, che non mi piace molto di questo zaino è il portaborraccia. Infatti la borraccia tende spesso a scappare. Ma a questo la casa produttrice 4Class ha pensato, infatti questo zaino può contenere la sacca idrica. Comunque il materiale è molto morbido, si adegua perfettamente alla morfologia della schiena. E quindi non dà fastidio. Si può aprire in due modi, come tutti gli zaini, ovvero semplicemente alzando questa tasca superiore in questo modo, oppure tramite questo bottone qua e una zip lo si può aprire come fosse una valigia. Infatti voi qua potete già vedere il contenuto dello zaino. Partiamo dalla tasca superiore, dove andando in ordine troviamo il poncho, ragazzi, ve lo consiglio, mi ha salvato la vita diverse volte, e inoltre se ne avete due potete creare anche un tarp, che per chi non sapesse che cos'è un tarp, altro non è che una tenda barra riparo in caso di emergenza, fatta con due falde, diciamo, in modo da creare un tetto a spioventi, diciamo. Continuando sopra troviamo la tenda attuale che uso io, che è la Arpenov 2, di cui trovate una recensione, ve lascio qua sopra il video. Troviamo poi, sempre per quanto riguarda gli indumenti, il mio pile invernale, ma che se uno va ad alta quota va bene anche d'estate, perché come bene sappiamo il tempo in montagna cambia molto velocemente, da caldo si arriva a freddo in poco tempo. Continuando qua, sempre in ambito, diciamo, invernale, quindi non proprio ideale per la stagione attuale, troviamo le ghette. In questo caso ne ho preso una, ma sono tutte e due uguali. Le ghette, queste qua sono della Quequa, io le ho utilizzate quando sono stato a Fusine a fare la ciaspolata e devo dire che vanno molto bene. Ok, continuando troviamo anche i pantaloni tecnici che sono modulabili, eccoli qua, e questi qua sono pantaloni, anche questi della 4Class, quindi marca della Decathlon. Con questi ho fatto praticamente tantissime escursioni e mi sono veramente trovato bene. Ho anche altri paio di pantaloni, ma con questi qua ho fatto gran parte dei miei trekking. Abbiamo poi il nostro asciugamano in microfibra, che ora come ora è un oggetto molto importante, perché come ben sapete la situazione attuale coronavirus non è molto bella, ed avere asciugamano in comune non è proprio l'ideale quando andate in un rifugio. Quindi io vi consiglio di acquistarvi un comunissimo asciugamano, che può essere microfibra o meno, ma l'importante è che abbiate un asciugamano vostro. Molti li sottovalutano perché pensano siano uguali ai calzini che utilizziamo tutti i giorni, ma questi qua in realtà non sono proprio uguali a
i calzini in cotone. Infatti sono dei calzini tecnici. Che cosa cambia in sostanza tra i calzini in cotone e quelli tecnici? Cambia che nelle zone più sottoposte alla frizione, allo sfregamento, diciamo, ci sono delle particolarità in sostanza che permettono al camminatore appunto di avere meno dolori in quelle parti lì. Nello specifico possono essere i talloni, la pianta dei piedi e la zona del calcagno dove si sviluppano spesso le vesciche. Ultimo oggetto della tasca, diciamo, principale è appunto la mia giacca a vento, chiamiamola così, sì. E che va molto bene anche questa, specie se viene combinata anche al poncho. All'interno di questa tasca ho deciso di mettere tutte le cose che devono essere un pochino a portata di mano. Quindi ho messo questi qua, che sono dei scaldamani di emergenza, non si sa mai, può sempre tornare utile. Dopodiché il mio kit del pronto soccorso, che poi vi faccio vedere meglio, i miei guanti, due paia di due cuffie, insomma. E la torcia frontale, una pezzo stecchina. Il kit del pronto soccorso, del primo soccorso, scusate, è composto da molti oggetti che erano già inclusi all'interno di quest'ultimo. In più, io ho voluto aggiungerci alcuni oggetti importanti, come la coperta isotermica. Le migliori sono quelle che hanno sia il lato argentato sia quello dorato, che proteggono quindi da ipotermia e tengono anche caldo, ecco. Poi abbiamo delle salviette umidificanti a base alcolica, i guanti, poi abbiamo vari cerotti, cerottini. Poi ho deciso di metterci anche questo perché non sapevo dove altro metterlo. Questo qua è uno spork ed è un attrezzo che molti trekker amano. Infatti questo qua combina il cucchiaio alla forchetta, si apre in questo modo semplicemente e lo si fissa in questo modo e così si può mangiare tranquillamente. Ci ho inoltre aggiunto un accendino funzionante, mi raccomando, controllate sempre che funzionino. Questo qua ha numerose funzioni e basta. In più ci ho anche aggiunto il burro cacao, nel caso vi si screpolassero le labbra, fa sempre comodo. Vediamo la parte sotto dello zaino, cosa ci ho messo. Qua troviamo il thermos della Edelrid, un thermos con questo sistema qua, voi schiacciate in sostanza e si apre in questo modo ed esce il tè o quello che volete metterci dentro. Questo qua tiene veramente molto caldo il tè, soprattutto d'inverno va benissimo, ve lo consiglio. Abbiamo poi l'imbrago, una Petzl Corax, e anche questa borsina all'interno della quale ho messo tutte le corde dei moschettoni. E come vedete funzionano perfettamente. Infine, in questa tasca qua ho inserito, diciamo, le cose più importanti in questo periodo: la mucchina o un qualsiasi gel a base alcolica per le mani e delle salviette umidificanti. Bene ragazzi, io vi saluto, vi do l'appuntamento a sabato prossimo. Ciao!